Ciao, sono Francesca Lugugnano, sono una giovane artista di 23 anni, vivo a Napoli e ho l'onore di far parte del Club Oltremare International Arts, che è un gruppo artistico internazionale che accoglie e promuove artisti provenienti da ogni parte del mondo. Con molto piacere ho aderito alla mostra Ecologicamente, che è stata promossa dal Centro Arte di Castel Gandolfo di Roma, che è diretto dal maestro Giulio Pettinato. Ecologicamente fa parte di un progetto più ampio chiamato Riambientiamoci ed è stato promosso dal comune di Marghera al fine di sensibilizzare le persone e i giovani in particolare al rispetto dell'ambiente, ma anche al rispetto dei diritti degli animali. Io sono una studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, e muovo i miei primi passi all'interno del mondo dell'arte, da circa 2 anni. E cerco di farlo, con mezzi espressivi molto semplici, molto classici, quali la pittura a olio, il disegno, ma anche l'acquerello. Al momento la mia ricerca artistica è tesa alla documentazione delle emozioni dell'uomo, ai moti dell'animo, e cerco di farlo scavando nella sua emotività, nella sua interiorità, cogliendo l'uomo in uno spazio vuoto, uno spazio senza tempo, ponendo attenzione a quelli che sono i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue prese di coscienza, anche i suoi turbamenti, se vogliamo. Cerco di esprimere questi concetti attraverso la figurazione e i volti delle donne in particolare. Sono donne un po' misteriose, un po' enigmatiche, che cercano di porre delle barriere tra loro stesse e il mondo che le circonda. Quindi io ringrazio l'associazione Liberi.tv che mi ha dato l'occasione di presentarmi e vi rivolgo un caloroso saluto.